In una gelida serata aquilana arriva la prima sconfitta interna per l'Aquila Rugby Club, che al Fattore perde 17-32, con una primavera sicuramente più motivata e agguerrita. Ad un turno dalla fine della fase territoriale di Serie A, i neroverdi si confermano comunque matematicamente primi nel girone 4. L'Aquila, scesa in campo con una nuova maglia bianca, parte malissimo e con un errore in difesa favorisce la prima meta dell'incontro dopo 3 minuti, siglata da Michele Ritano, tra i migliori in campo. Rispondono però i neroverdi, che al 7° minuto marcano meta con Nicola Rettagliata, che schiaccia oltre i pali dopo una maul scaturita da una touche ai 5 metri. Al 1/4 d'ora l'Aquila va in vantaggio, è lo stesso tallonatore Rettagliata che, dopo una lunga cavalcata sull'ala, marca anche la seconda meta dell'Aquila. Filippo Di Marco è impreciso al piede, ma i padroni di casa conducono 10-7. 5 minuti più tardi ribatte colpo il Primavera con Corcost, che ristabilisce le distanze e porta i suoi avanti 10-14. La partita è equilibrata, ma l'Aquila domina nettamente in mischia. Ne sono una dimostrazione le 3 mischie consecutive nel finale di tempo, che causano il giallo al pilone romano Serafino. La mischia successiva genera la meta tecnica e la trasformazione di Francesco Cozzi. Il primo tempo termina con un bel drop di Ritano, che manda negli spogliatoi in perfetto pareggio, 17 pari. Nella ripresa però inizia un'altra partita, con i neroverdi che subiscono la grande grinta e pressione che mettono in campo i romani, pronti ad espugnare il Fattori. L'allungo nei primi minuti è decisivo. Al 45esimo Alberto Martelli slalomeggia facile nella difesa aquilana e schiaccia oltre i pali. Dopo un altro bel drop di calori di Vignale, al 51esimo il Primavera segna anche la meta del bonus, ancora con Corcos. 17-32, e per l'Aquila è buio pesto, come mai successo in questa stagione. Il resto della partita parla di possesso per i neroverdi, con la squadra in avanti per tentare il recupero, ma priva di idee e della concentrazione giusta. Coach Rutilio, una partita a dir poco ostica. Beh sì, veramente la partita è cominciata male e finita peggio. E complimenti alla Primavera Roma, che ha fatto un'ottima partita, però probabilmente la partita l'abbiamo giocata contro noi stessi e abbiamo perso, perché sicuramente non siamo soddisfatti per come è andata, perché diciamo che stavamo un po' con la testa già alle vacanze. Questo non ci fa bene, però è l'occasione per lavorare. Forse, se doveva succedere, forse è il momento giusto per poter ricompattarci e lavorare per la seconda fase. Come mai sono riusciti a scardinare la difesa nero-verde? Beh, ecco, hai centrato il problema. In attacco comunque produciamo tanto gioco, però questa sera proprio la difesa non andava. Ogni volta che loro hanno avuto palla ci hanno messo in difficoltà con una facilità estrema, e questa pigrizia ci ha portato a tenerli in partita. Poi a un certo punto è venuta fuori la loro voglia di vincere. Lasciare una squadra in partita per 40-50 minuti poi ci porta a questo, e poi tutti vogliono vincere, loro comunque si giocavano un campionato con questa partita e le hanno meritata, tutto qua. Possiamo dire che quantomeno conoscete i vostri prossimi avversari, visto che loro saliranno al terzo posto? Beh, quantomeno avremo l'occasione per rifarci. 32-17, avete guadagnato il terzo posto. Come è andata questa partita? Vi abbiamo visto piuttosto aggressivi e avete messo in difficoltà la difesa aquilana. Sì, era una partita da dentro fuori per il passo falso che abbiamo fatto a Benevento domenica scorsa, e quindi i ragazzi, sapendolo, hanno giocato credo una partita discreta, quasi perfetta direi. Ovviamente la motivazione dei giocatori fa sempre la differenza, e noi siamo entrati in campo determinati di prenderci questi punti che ci spettavano. Vogliamo andare a fare il girone dei playoff, manca una partita perché siamo ancora tutti molto stretti col punteggio. Vedremo il 15 gennaio se riusciamo a raggiungere questo obiettivo. Come avete visto invece la squadra aquilana, come l'avete trovata? La squadra aquilana ha fatto il suo, hanno un gioco divertente a dispetto invece di altre squadre del girone che sono molto più chiuse. Ci hanno messo un po' in difficoltà con la mischia ancora, hanno una prima linea veramente importante, però devo dire che oggi siamo stati più bravi noi. Non voglio elogiare troppo i ragazzi, ma hanno fatto veramente una partita tatticamente molto, molto buona. Buonasera, diamo uno sguardo ai risultati. L'Aquila Rugby Club perde al Fattori con la Primavera Rugby Roma per 17-32. Per quanto riguarda invece la Capitolina e 8 pagine Rugby Benevento, la Capitolina vince 23-13.
Pesaro invece ospita la Gran Sasso, che vede sfumare la pool promozione perdendo appunto 12-5. Buono anche l'Avezzano Villa Panfili 23-17 e il Paganica che vince a Colleferro. Il Paganica che non perde la concentrazione fino all'ultimo minuto, negli ultimi 10 appunto conquista il match vincendo 16-23. Gira, gira, torno, gira, gira, torno.
un torneo che abbiamo pensato per fare gli auguri di Buon Natale a tutte le famiglie dei nostri rugbisti e di tutte le società che sono intervenute. Al posto della cena abbiamo pensato che forse il miglior modo per fare gli auguri, anziché una cosa statica, qualcosa che facesse divertire i ragazzi, che fosse centrata su di loro e che in qualche modo consentisse a tutti di stare insieme e di vivere una bella giornata. Il tempo ci ha graziati, speriamo continui così e mi auguro che i ragazzi continuino a divertirsi come stanno facendo fino adesso. Quanti ragazzi ci sono? Ci sono circa 600 ragazzi provenienti dall'Abruzzo e dal Lazio. Veramente massima disponibilità da parte di tutti e finora massimo divertimento. Chi è il castello Marco Mirondirondello? Chi è il castello Marco Mirondirondello? Il mio cuor più bello Marco Mirondirondello. Il mio cuor più bello Marco Mirondirondello. Bellissima esperienza in uno stadio storico, una giornata bellissima di sole, una grande emozione. Quanti bambini siete arrivati? Una settantina di bambini con 5 squadre o 6 squadre, tutte le categorie, dall'Under 6 all'Under 12. Che parte ha una giornata del genere, prima di Natale, per i bambini che fanno sport, in questo caso rugby, a Roma? Penso sia un'esperienza molto bella, molto diversa dalla vita ordinaria. E diventa un'esperienza aggregante insieme a bambini che non conoscono di altre squadre e di altre città. L'Aquila è una città stupenda e siamo molto felici di essere venuti. Yeah.
elefante con le ghette, se le leva, se le leva, se le mette, se le mette, se le leva per potersi divertire. La balena poverina, sa che l'acqua le fa male, ma quando arriva il temporale si nasconde in fondo al mare. Tre topini in bicicletta, fanno a gara, fanno a gara nel cassetto. Serenata alla bella addormentata che si è presa a raffreddo. L'elefante, l'elefante con le ghette, se le leva, se le leva, se le mette, se le mette, se le leva per potersi divertir. La balena poverina, sa che l'acqua le fa male, ma quando arriva il tempo felice tu lo sai, schiocca le dita. Se sei felice tu lo sai, schiocca le dita. Se sei felice tu lo sai e mostrarne lo potrai. Se sei felice tu lo sai, schiocca le dita. Se sei felice tu lo sai, batti i piedi. Se sei felice tu lo sai, batti i piedi. Se sei felice tu lo sai e mostrarne lo potrai. Se sei felice tu lo sai, batti i piedi. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Se sei felice tu lo sai, schiocca le dita. Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo potrai. Se sei felice tu lo sai, batti i piedi. Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo potrai. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Vai, Joe!
non chiamare un altro elefante. Otto elefanti si dondolavano sopra il filo di una nottina, e ritenendo ciò più interessante andavo a chiamare un altro elefante. Nove elefanti si dondolavano sopra il filo di una nottina, gioca, 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 bravo, bravo Davide, ancora.